Grazie per la introduzione, ma più ancora scusatemi per il mio ritardo. Non ero così avvezzo che gli inizi fossero così tempestivi, ero sicuro che arrivavo e che ci sarebbe stato un minimo di lasso insieme. Non avevate già iniziato, quindi vi chiedo scusami e mi dispiace. E vorrei iniziare dicendovi delle cose diverse, perché oggi parleranno i tecnici, gli esperti, che diranno le cose che anche io voglio ascoltare. Però mi hanno chiesto di essere qui, ma io sono qui da un laterale, non sono uno che viene dal mondo della politica, dove ho fatto 25 anni, e dalla realtà di San Marco, dove sono da 8 anni, e che mi ha consentito di compiere 85 anni, che li ho fatti 19 l'anno scorso, e quindi mi accetterete per le cose che l'età può anche dire delle cose improprie. Perché faccio questa introduzione? Perché ieri sera, siccome io ho la fortuna di essere un amico da tanti anni di Carraro, alla fine ieri sera ho pensato: ma cosa vado a dire io là? Ho tutti i personaggi, tutti quelli che hanno fatto tutto, io sono quasi un intruso, no? E l'ho chiamato il mio amico da tanti anni, ci siamo conosciuti in ragione una vita, lo stimo moltissimo, prima e anche adesso, e lo chiamo per sentire cosa mi dirà. E di fatto non mi ha detto niente, nel senso che mi conosce, mi ha detto: ma insomma, a te Quella che cosa dice devo pure. dire, no? Allora ho pensato, insomma, qualcosa inventerò, no? Allora sono venuto iniziando col dire che ho portato questo libro, che è improprio, nel senso che dove noi siamo stati premiati come realtà di San Marco per il premio Torta che ci hanno dato poco più di un anno fa. Allora mi è sembrato doveroso non portarlo per dove andiamo, ma perché per noi è stato un grande riconoscimento, non per me, ma per la realtà di quelli che in quel periodo hanno lavorato per ottenere questo risultato. Allora, l'ho portato presso, non perché qui debba essere raccolto, ma perché mi sembrava doveroso portarlo con me e dire grazie ancora. In particolare al Presidente, che ho visto prima, che ho ascoltato velocemente prima, e mi scuso ancora di più per non averla ascoltata insieme, e l'ho portato. Ma l'ho portato anche perché insieme con il quaderno che abbiamo fatto quest'anno, che è il sedicesimo, noi abbiamo voluto farlo diverso, e diverso da tutti i libri precedenti. E l'abbiamo fatto diverso perché abbiamo ritenuto che la realtà nostra, vostra, forse ancora più di me, noi dobbiamo sapere che abbiamo iniziato una stagione diversa. Compete a noi sapere se le cose che riteniamo che sono state avviate, non finite, dobbiamo farle diverse. Perché noi rappresentiamo Venezia, noi San Marco, e voi la realtà molteplice che abbiamo in Venezia e al di fuori di Venezia. Abbiamo cercato che il libro fosse più in sintonia con questa visione e che acconsentisse a ciascuno di noi di riflettere dove vogliamo andare. Perché a noi tocca sempre, per fortuna, di pensare ai dogi, quelli che hanno fatto Venezia. La realtà ecclesiastica l'ha acquisita dalla realtà dei dogi, ma la realtà nostra, di tutti noi insieme, è quella di credere che Venezia è quella che ci hanno lasciati d'oggi. E allora l'incontro di oggi lo considero molto importante, perché è la prima riunione che viene fatta dagli ingegneri, dagli architetti, e in particolare dagli ingegneri. Non conosco tutti i nomi, ma insomma io faccio sempre riferimento al Presidente, che per me è il Presidente di sempre, perché io credo che a noi compete molto di più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E tutti penserebbero che abbiamo fatto tanto. Io potrei dire a me stesso che è vero che ho fatto tantissimo. Io non ho mai tanto lavorato come in questi 8 anni. Però direi una bugia se io mi consideressi esaustivo di queste situazioni. La realtà di queste situazioni ci hanno fatto toccare con mano che ogni volta che credevamo di essere arrivati, non eravamo arrivati. E sapevamo perfettamente che dove eravamo
vicini, ma eravamo di più lontani. Perché il divenire delle cose ci faceva toccare in maniera palpabile che quello che compete a noi è di più di quello che abbiamo fatto fino ad adesso e che dovremmo invece fare da qua in avanti. Io faccio riferimento a me, ma anni ne ho tanti, quindi saranno quelli che arriveranno e abbiamo bisogno tanto di giovani che con il loro entusiasmo possono darci una mano. Però fatta questa mia introduzione, che non vuole essere da un vecchio che stimola gli altri, mi permetterete di dirvi che per noi come procuratore di San Marco, io sono qui ma rappresento tutta la realtà, ho il piacere di vedere il mio collega che è qua, uno dei sette che hanno voluto insieme a Rinaldo e insieme a Piana fare la difesa della Basilica. E allora mi domando, ma quanta forza e coraggio hanno avuto in quel momento per dirci che volevano farla? Adesso si è fatta. Adesso ti arrivano altri, che bello, addirittura le paratoie in cristallo sono più belle di quello che pensavamo, si presenta bene, siamo tutti innamorati e pensiamo quasi che è finito tutto. Ecco, io devo che per rispetto ai tre a cui ho fatto riferimento, facevo riferimento a Campostrini, loro hanno pensato a questa cosa e l'hanno messa insieme e ci hanno obbligati a fare una cosa che non si pensava, e quelli che adesso lo prendono in mano, dico bello, io che sono stato vicino a loro ho potuto constatare quante fatiche, ma non per poterla avere fatta, per superare quelli che non volevano assolutamente che venisse fatta. Cioè, a Venezia qualsiasi cosa che si pensa di fare non è realizzabile, si fa. Ma mica così. Se vorranno parlare loro, se vorranno dire qualcosa, ci metteranno in evidenza come quell'idea che è diventata poi di più di un'idea, qualcosa che faceva strada e via discorrendo, ha trovato il suo percorso. Siamo anche orgogliosi che nel nostro iter e ben dato la mano agli altri, mi consentirete che io dica questa cosa, noi abbiamo fatto per mettere in sicurezza la Basilica, ma tutti gli altri che sono venuti con noi, a cui abbiamo dato una mano per farci dare i soldi che avanzavano e che meno male che gli è andati, tutto quello che si è speso per strada, consumato per strada, che finalmente è arrivata, si è fatto perché, non voglio dire una posizione che venga attribuita a noi, non è questo il merito, io voglio che il merito sia la realtà di Venezia. Noi insieme con i comuni, insieme con gli altri, abbiamo lottato perché si arrivasse. Speravamo si facesse 6 mesi, ci abbiamo messo quasi 3 anni. Però la cosa che a me preme di dirvi, noi, quando abbiamo fatto il nostro messaggio al mondo, e qua ripeto sempre con Campostrini, che ha fatto un documento che abbiamo mandato al mondo, noi quando nell'acqua alta, nell'anno prima, quando a ottobre noi abbiamo detto ma guardate che a ottobre si è stati fermi per 150 minuti, e 150 il raggio per cui andavamo sopra, che però è rimasta per 18 ore, il messaggio che abbiamo avuto quella volta là era che era finita la stagione di pensare esclusivamente all'acqua, ma che il vento poteva essere più peroso dell'acqua. E in quel momento abbiamo cercato di spiegare loro, cercavano di spiegare a me che non capisco niente, ma mi dicevano, ma guardate che noi dobbiamo far capire al mondo che qua è finita la stagione di ieri, è diventata la stagione di domani, perché per noi se sulla sommatoria delle cupole ci sono staccati tutti quelli che erano in cima, da soli il vento li ha scardinati, quelli che sono di piombo, vuol dire che era cambiata una forza tale che prima non c'era, che oggi dobbiamo mettere nel conto che c'è e che ci sarà, e quindi la visione di essere in linea con quello che arriverà in aggiunta a quello che già c'è è una necessità. Ecco che quando noi abbiamo fatto il convegno il 13 di aprile, che abbiamo avuto con noi personaggi importantissimi, abbiamo avuto Vespa per dire, perché era importante
quel convegno che abbiamo fatto, abbiamo avuto un grande successo, perché volevamo far comprendere a noi stessi e a Venezia che era finita quella stagione e che bisognava guardare a quell'altra, quella che era iniziata, che forse non ci eravamo ancora resi conto. Eravamo prima della realtà del 12 novembre, dopo che ci ha fatto tutti in difficoltà. E il 12 di novembre ci siamo trovate di notte, all'inizio della notte, con il patriarca a lavorare insieme con noi, a farci comprendere una volta di più che eravamo arrivati a un fondo. Quando dico un fondo, non è mai possibile dire siamo arrivati al fondo, perché siamo andati più avanti dopo, no? Ma sapevamo che era un messaggio che doveva farci pensare diversamente. Ma cos'è che, quando ben noi abbiamo avviato con grandi messaggi positivi, eravamo convinti che le cose continuavano così, bastava correre per riguardare la laguna e Venezia, andavamo avanti. Dopo 3 mesi è arrivata la pandemia. Ma guardate che forse non abbiamo fatto bene questo ragionamento. La pandemia, quando è arrivata, ci ha fatto mettere da parte tutto quello che pensavamo, perché dovevamo sopravvivere. Quindi il problema non era più come andava avanti, se Venezia faceva l'acqua, non faceva l'acqua, se l'arte ci teneva, se non teneva. Eravamo sommersi da sopravvivere, da quella che era la morte, che dovevamo sopravvivere noi, i nostri familiari, i nostri genitori, tutto quello che abbiamo vissuto. E ogni realtà ha corso i suoi problemi, beh, dobbiamo dirlo, no? L'Europa era fortissima, ma l'Europa è diventata che ognuno doveva difendersi, no? Perché quella era la situazione. Eravamo drammaticamente preoccupati di quello che saremmo riusciti a fare in quell'anno, cosa di cui non parliamo mai. Quello che ognuno di noi ha fatto in quei mesi lì, ogni famiglia sa che ha fatto qualcosa in quei mesi lì. Ebbene, noi abbiamo ritenuto che almeno una parte degli operai sono rimasti a casa una settimana, poi hanno voluto venire. E quelli che fanno i lavori non sono stati a casa mai. E per noi avere gli operai che dovevano stare a casa e che hanno avvertito che bisogna venire per salvare la Basilica ha fatto sì che noi non abbiamo risolto i problemi, ma abbiamo dato degli indirizzi per guardare avanti. Per cui l'anno del 2020 drammatico, ma davvero drammatico, ma l'anno 2021 ha obbligato noi, e quando dico noi voglio dire i nostri operai, che soggettivamente ci hanno detto proviamo a fare così. E questo ha fatto sì che la collettività, ha fatto sì che prima venivano gli operai e sono arrivati tutti. Non abbiamo avuto diserzioni, mancanze, per carità, poi le eccezioni possono sempre esserci, no? Però la forza che veniva a noi era la forza che ci davano questi, che essendo in Basilica avevano anche la possibilità di cogliere giorno per giorno quello che stava accadendo. E allora, se ha un significato che questa sera io sono qua con voi, riscusandomi per il ritardo, e riscusandosi anche per la mia commozione, ma io sono convinto che se abbiamo fatto il 22, molto meglio il 19. E noi, insieme con la realtà del comune, con le culture culturali che ci sono state in moto, abbiamo fatto sì che la gente sia venuta più di prima, non meno di prima. Per cui la disgrazia, accompagnata da quello che abbiamo fatto, in Basilica facciamo venire meno gente, ma sta meglio. Le cose che possono vedere più belle di quelle di prima, e siamo impegnate per farne di più. Abbiamo avuto pochi mecenati, ma ci contiamo. E l'incontro di questa sera a me serve.
per dirvi: guardate, che se illudessimo con i dati di bilancio del 22 e se illudessimo che è finita, sbaglieremmo. Il bilancio che noi stiamo facendo lo mettiamo molto più contenuto, direi, no? Perché quello che siamo all'interno di una guerra, cosa vuol dire? Non sappiamo. E allora la grande soddisfazione che io attribuisco a tutti voi, a Venezia, perché tanta gente è venuta a Venezia? Perché hanno davvero ritenuto che valeva la pena venire qua, con tutte le fatiche, con tutto quel che comporta di disagio, arrivare a Venezia? E allora io credo che sia importante questa riunione che fanno oggi, dove i tecnici vi diranno, io ascolterò per la parte che posso e cercherò di fare il mio tesoro per quello che riesco a comprendere. Ma se questa sera noi riusciamo a tornare a casa e a dire agli amici: guardate che nella realtà, cioè oggi siamo in una realtà mondiale, dove siamo qua? È un posto che gli altri non hanno e che noi abbiamo. E quanti ne abbiamo così tanti? E dobbiamo saperli mettere a profitto, in maniera che siano conosciute e fate sì che quelli che ci vogliono bene, ma anche quelli che se vengono ci vogliono bene, siano qui a Venezia. Perché altro non c'è. Voglio dire, io ho sempre avuto la fortuna di avere un grande maestro che veniva a Chioggia tutti gli anni. Il direttore della scuola di Roma è per me un grandissimo personaggio. E lui mi ha insegnato, prima che io fossi a lavorare per San Marco, ma prima che ero in regione, era così bravo che quando veniva mi facevo dire che per andarlo a sentire, ad ascoltare. E lui mi chiamava quando veniva e voleva che lo accompagnassi quando lui veniva con i suoi allievi e teneva Venezia come ultimo tipo di visitazione. E diceva che lui portava i suoi allievi nell'ultimo giro perché sapeva di portarli non più in Italia appunto, ma in Italia guardando Oriente. E lui diceva: se io non li porto qua, non li ho fatto conoscere Venezia. E se non li facessi venire qui per conoscere Venezia, gli mancherebbe di essere in grado di capire quello a cui ho cercato di farli crescere. Adesso è stato sostituito da un altro molto bravo, che è sempre ai musei vaticani, quindi molto bravi, perché siamo a Roma, eccetera, no? Però lui ci ha detto, anche con i film che ha fatto e che sono stati proiettati, ci diceva sempre: non dimenticate mai che compete a voi, non agli altri. Perché Venezia è Venezia, ma quelli che debbono sapere che rappresentano Venezia per primi hanno una responsabilità in più, è diversa, perché noi siamo l'Oriente e se noi abbiamo l'Oriente abbiamo questa responsabilità. Scusatemi, vi ho intrattenuti per troppo, ma mi sembrava di dovervi dire queste cose che sono diverse da quelle che ascoltereste dopo, ma sono quelle che sono importanti per noi, per i nostri figli, di poter dire che oggi e domani Venezia sarà come oggi e meglio di oggi. Grazie.